Eccoci qui, volevo farvi vedere del nuovo Xperia S, il primo Xperia brandizzato Sony. L'interfaccia Media o Media Launcher o TV Launcher, questa interfaccia che una volta che noi colleghiamo il dispositivo in HDMI al televisore, come vedete, cavo peraltro incluso in confezione come da tradizione Sony, Ericsson e Sony, quindi eccola qui. Questa è l'interfaccia, il Media Launcher, un'interfaccia che ci permette di navigare tramite il nostro telecomando tra le varie icone, ritornare a una visualizzazione standard, navigare sempre con il telecomando all'interno del classico menu del telefono, ritornare con il tasto home alla visualizzazione TV Launcher. Abbiamo in alto, come vedete, anche il player musicale. Quindi posso sfruttare l'impianto o gli speaker della TV o il home theater per ascoltare la musica qua sul telefono. Posso sfruttare anche quelle funzionalità particolari del telefono, tipo ad esempio la ricerca vocale. Questo è molto interessante perché se io ad esempio vado in funzione ricerca vocale, Milano, adesso mi sa che non mi ha beccato la cosa che stavo parlando. Milano, va direttamente sul browser e come vedete mi va a fare una ricerca della parola che ho pronunciato. Quindi facilitazione anche nella navigazione tramite ricerca vocale, browser, YouTube. I miei video, il mio Facebook. Le mail. E poi posso customizzare questa interfaccia cliccando appunto sul pulsante aggiungi, andando su applicazione ad esempio, scegliendo quell'applicazione che voglio avere a portata di telecomando. Ad esempio, voglio avere Evernote e l'avrò appunto poi visualizzata, come vedete, sul Media TV Media Launcher. Questo è il nuovo TV Media Launcher che verrà integrato nei nuovi Xperia Sony a partire proprio da Xperia S. Ciao!